Quinta stazione. Gesù aiutato dal Cireneo a portare la croce. Chi era questo Simone? Che cosa si sa di lui se non che era di Cirene? E cosa sanno in genere gli uomini a proposito di Cirene, se non che era la terra di Simone? Tanto l'uomo come la città sono emersi dall'oscurità verso la gloria, e la più alta delle glorie, la gloria sacra, in un momento in cui i pensieri del Cireneo erano ben altri. Avanzava spensierato lungo la strada, pensava proprio soltanto ai piccoli problemi e ai piccoli interessi di cui è fatta la vita spicciola della maggior parte degli uomini. Ma tu, Signore, hai attraversato il suo cammino con le tue piaghe, con la tua croce, con il tuo immenso dolore. E a questo Simone è toccato prendere posizione rispetto a te. Lo hanno costretto a portare con te la croce. Avrebbe potuto portarla di malavoglia, con indifferenza nei tuoi confronti, cercando di rendersi simpatico al popolo, con qualche modo nuovo di aumentare i tuoi tormenti spirituali e corporali, oppure avrebbe potuto portarla con amore, con compassione, indifferente alla plebaglia, cercando di sollevarti, cercando di soffrire in sé stesso un poco del tuo dolore affinché tu soffrissi un po' meno. Il Cireneo ha preferito soffrire con te. E perciò il suo nome è ripetuto con amore, con gratitudine, con santa invidia da 2000 anni, da tutti gli uomini di fede, su tutta la faccia della terra, e così continuerà ad essere fino alla consumazione dei secoli. Mio Gesù, sei passato anche sulle mie vie. Sei passato quando mi hai chiamato dalle tenebre del paganesimo al seno della tua Chiesa con il santo battesimo. Sei passato quando i miei genitori mi hanno insegnato a pregare. Sei passato quando, durante il corso di catechismo, ho cominciato ad aprire la mia anima alla vera dottrina cattolica e ortodossa. Sei passato nella mia prima confessione, nella mia prima comunione, tutte le volte in cui ho vacillato e mi hai protetto, tutte le volte in cui sono caduto e mi hai rialzato, tutte le volte in cui ho chiesto e mi hai ascoltato. E io, Signore, anche adesso passi per me in questa pratica della Via Crucis. Che cosa faccio quando passi per me?